Ciao, ciao a tutti e bentrovati. Il video di oggi è un video tutorial di cucito creativo attraverso il quale realizzeremo un grembiule da giardinaggio. Un grembiule che io vi propongo anche come suggerimento per la festa della mamma che è ormai alle porte. Infatti, per realizzare questo tutorial io mi sono proprio ispirata a mia mamma. Lei il grembiule sarà destinato, dato che ama moltissimo prendersi cura dei fiori, e avevo in casa questo pezzo di tela cerata con una simpatica fantasia botanica, e quindi da lì mi è proprio venuta l'idea del progetto. E io ho usato questo tipo di materiale perché sappiamo è un po' l'ideale quando dobbiamo creare dei progetti come appunto dei grembiuli, perché sappiamo che nel fare giardinaggio ci si sporca tanto, ci si bagna, e quindi questi sono materiali che si puliscono veramente in fretta con giusto un colpo di spugna. Nulla vi vieta però chiaramente di ripetere il progetto anche usando una normale tela di cotone. E il grembiule, come vedete, sul davanti ha una tasca molto grande e leggermente bombata, che è l'ideale per poter contenere proprio anche gli attrezzi che ci servono durante il giardinaggio. Non ha però la patta, perché so che mia mamma la detesta, però se volete modificare questo modello e realizzarlo con la patta, vi rimando a un mio precedente tutorial, lasciandovi giù il link in descrizione, attraverso il quale avevamo appunto realizzato un grembiule da cucina con patta, per cui potete tranquillamente adattare quel modello anche a questo progetto. È un tutorial perfetto anche per i principianti, soprattutto per le persone che si cimentano un po' per la prima volta anche con questi tipi di materiali così plastificati, cerati, ed è un progetto che può diventare anche una sorta di cucito creativo di riciclo, perché potreste tranquillamente realizzarlo anche con una vecchia tovaglia plastificata che avete in casa. L'importante è che il materiale non sia eccessivamente spesso, perché altrimenti diventerebbe un po' complicato effettuare le cuciture. Bene, io ora vi lascio subito al tutorial. Grazie se vorrete iscrivervi al canale, lasciare un like o un commento per farmi sapere la vostra. Vi ricordo la possibilità anche di scaricare la mia guida gratuita dedicata all'organizzazione dello spazio per il cucito, semplicemente cliccando il banner guida gratuita che trovate qui in home page, oppure seguendo il link che vi lascio sempre in descrizione. Vi ringrazio, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao! Per realizzare il progetto serviranno due rettangoli di tela cerata, uno nella misura di 70 cm per 50 cm di altezza, l'altro nella misura di 46 cm per 20,5 cm di altezza. Serviranno poi due strisce di tessuto, una alta 14 cm e lunga circa 165, l'altra alta 20 cm e lunga 46. Infine, per decorare circa 120 cm di passamaneria. Naturalmente, come sempre vi dico, siete liberi di variare i centimetri che vi ho dato in base al vostro gusto, nonché in proporzione all'altezza e alle misure della persona per cui farete il grembiule. Cominciamo il lavoro partendo dal rettangolo più piccolo. Lo pieghiamo a metà con il dritto all'interno e nell'angolo in basso andiamo a disegnare una stondatura a mano libera oppure aiutandoci con un oggetto tondo. Ritagliamo poi lungo la linea del semicerchio. Al centro della stondatura andiamo a tracciare una sorta di pence, ovvero un triangolo equilatero con base 1,5 cm e alto circa 4 cm. Ripetiamo la stessa cosa anche sull'altra stondatura. Chiudiamo i due triangoli con uno spillo facendo corrispondere i segni e cuciamole a macchina.
Ora prendiamo la striscia di tessuto più piccola e con il ferro da stiro la pieghiamo a metà. E poi pieghiamo a metà ciascuna metà, in questo modo. La dobbiamo fissare al rettangolo della tasca, inserendo il lato alto del rettangolo all'interno della striscia. Lo inseriamo dentro la striscia per circa un centimetro e mezzo. Poi ripieghiamo la striscia e fissiamo con una cucitura a pochi millimetri dal bordo. Rifiniamo i margini laterali del tessuto con uno zigzag e poi lungo la cucitura effettuata attacchiamo un pezzo di passamaneria. Lasciamo un attimo da parte la tasca così realizzata e prendiamo il rettangolo grande, quello del grembiule. Sul fondo andiamo a cucire subito la stessa passamaneria che abbiamo utilizzato anche per la tasca. Poi pieghiamo internamente per circa un centimetro i due lati corti. E li cuciamo per orlarli. Prendiamo la striscia lunga di tessuto e pieghiamo verso l'interno i due lati corti di circa un centimetro. Sempre aiutandoci con il ferro da stiro, pieghiamo a metà la striscia nel senso della lunghezza e poi di nuovo a metà, esattamente come abbiamo fatto anche per la striscia più piccola. Segniamo con uno spillo la metà della lunghezza della striscia, quindi il suo centro, e facciamo un segno per indicare il centro anche sul lato alto del grembiule. Facendo corrispondere i segni che indicano il centro, andiamo ad inserire il lato alto del rettangolo dentro la striscia, esattamente come già abbiamo fatto per il bordo della tasca. Qui però andiamo a inserire il grembiule più in profondità, quindi fino ad arrivare alla piegatura del tessuto. Anche qui facciamo una cucitura a pochi millimetri dal bordo, cucitura però che in questo caso non si limiterà a fissare il grembiule alla striscia, bensì proseguirà su entrambi i lati in modo da rifinire totalmente la striscia che servirà appunto per legare il grembiule. Ora riprendiamo la tasca e pieghiamone il perimetro per circa un centimetro e fissiamola con una cucitura al centro del grembiule. Indicativamente io dal fondo ho lasciato circa 11 centimetri. Ed ecco il nostro grembiule da giardinaggio pronto per essere regalato oppure per tenerci compagnia in mezzo ai nostri fiori se decideremo di tenerlo per noi. Ciao, alla prossima, grazie!